saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Vedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Secondo ideale capitolo della trilogia sintesi di Neville Goddard, la presa di coscienza che la coscienza è l'unica realtà. Goddard forse è il più radicale, direi anche il più estremista in questo. Per lui tutto è soltanto coscienza, tutto è soltanto mente, tutta la Bibbia non è altro che una rappresentazione teatrale della nostra mente. Tutti gli insegnamenti spirituali non sono altro che traduzioni in altro linguaggio di insegnamenti che riguardano simbolicamente, metaforicamente, analogicamente la nostra mente. Esistiamo solo noi e il mondo, o per meglio dire, esistiamo soltanto noi e la nostra mente attraverso la quale creiamo il mondo. Ieri, nella puntata precedente, abbiamo visto come la mente può sollevarsi oltre il livello della realtà materiale e attingere, accedere alle energie della realtà quadridimensionale. Può farlo perché, come scopriamo oggi, la mente è tutta la realtà che è, la realtà che sarà, la realtà che potrebbe essere. Se noi sviluppiamo la consapevolezza della coscienza come unica realtà, abbiamo in mano davvero il comando dell'intera creazione del nostro mondo. Neville Goddard, la coscienza è l'unica realtà. Legge Fabio Farnè. La coscienza è l'unica realtà. I problemi sono le montagne che possono essere spostate se uno ha una fede piccola anche solo come un granello di senape. Basterebbe una fede piccola come un granello di senape e potreste dire a quella montagna: spostati. E si sposterebbe. Niente vi sarebbe impossibile. La sera, recitando le preghiere, puoi citare questo brano della Bibbia e metterti a letto con quella che pensi sia fede. Alzandoti al mattino, però, ti precipiti alla finestra e la montagna è ancora lì. Perché questo è il modo in cui l'uomo affronta i suoi problemi. Egli pensa che continueranno a presentarglisi. E poiché la vita è imparziale e nulla distrugge, l'uomo continua a mantenere in vita quello che è consapevole di essere. Le cose svaniranno solo quando noi cambieremo nella coscienza. Puoi anche negarlo, se vuoi, ma la coscienza è l'unica realtà. E il tuo mondo e il tuo ambiente rispecchiano solamente quello che tu sei nella coscienza. Quindi lo stato paradisiaco che stai cercando, il tuo regno dei cieli, lo troverai solo nella tua coscienza. Fallo ora. Crea il tuo paradiso e la tua realtà. Entra in un nuovo stato di coscienza e apparirà una nuova terra. Le cose di prima passeranno. Esse non saranno ricordate, né verranno più in mente. Perché ecco, io vengo rapidamente e la mia ricompensa è con me. Ora vorrei insegnarti l'arte della pesca. Si narra che i discepoli avessero pescato tutta la notte senza prendere nulla. Allora giunse Gesù e disse loro di gettare le reti ancora una volta, nelle stesse acque che solo un attimo prima erano vuote. Allora colsero tanto pescato. Questa storia si svolge nel tuo mondo anche oggi, dentro di te. Perché dentro di te hai tutto quello che ti serve per andare a pesca. Ma finché non scopri che Gesù Cristo, la tua consapevolezza, è il Signore, pescherai, come fecero questi discepoli, nella notte oscura dell'umanità.
Pescherai cioè delle cose, pensando che siano reali, cercando di costringere questo o quello. E allora tutti i tuoi sforzi saranno vani. Ma quando scoprirai che la tua consapevolezza di essere è Gesù Cristo, lascerai che sia Egli a guidare la tua pesca. E pescherai nella tua coscienza le cose che desideri. Se vorrai pescare ciò che va oltre le tue attuali capacità, dovrai cercare in acque ancora più profonde. Perché dentro la tua coscienza attuale un pesce così grande non è in grado di nuotare. Il problema è che per arrivare in acque così profonde, devi lasciare andare tutti i tuoi problemi e limitazioni attuali, distogliendo la tua attenzione. Indugia solo su ciò che sei nel presente, ripetendo dentro di te: io sono, io sono, io sono. Continua ad affermare a te stesso che semplicemente sei. Non condizionare questa affermazione. Continua a sentire che sei. E senza neanche accorgertene, scoprirai che avrai lasciato il porto e starai prendendo il largo verso acque più profonde. Ti sentirai espandere, come se stessi crescendo. Non spaventarti. Non morirai. Se non in relazione ai tuoi limiti precedenti, perché questi vivono solo nella tua coscienza. E lì scoprirai di essere e avere un potere mai sognato prima. I desideri di prima che tu prendessi il largo, lontano dalle coste delle tue limitazioni, sono i pesci che troverai in queste acque profonde. Succederà. Perché avrai perso la consapevolezza dei tuoi problemi e dei tuoi limiti del presente e avrai cominciato a sentire di essere uno con la cosa desiderata. Dal momento che la tua coscienza è resurrezione e vita, inchioda alla cosa desiderata questo potere che sei. Se vuoi che si manifesti e prenda vita nel tuo mondo, inizia ad assumere la natura del desiderio, sentendoti ricco, libero, forte, felice e così via. Quando queste condizioni saranno fissate dentro di te, il tuo essere senza forma prenderà su di sé le forme delle cose fissate. Questa è l'arte del pescare con successo per le manifestazioni della vita. La realizzazione positiva della cosa desiderata ci viene narrata anche dalle scritture. È la storia di Daniele nella fossa dei leoni. Daniele, mentre si trovava nella fossa dei leoni, voltò le spalle ai leoni e guardò verso la luce che veniva dall'alto. I leoni rimasero così immobili e la fede di Daniele in Dio lo salvò. Questa è anche la tua storia. Anche tu dovresti fare come Daniele. Se ti trovassi in una fossa di leoni, non riusciresti a pensare ad altro che ai leoni. Non avresti nessun'altra preoccupazione. Segui l'esempio di Daniele quando ti trovi bloccato nella fossa della povertà, della malattia, dell'infelicità. Distogli l'attenzione lontano dai problemi e concentrati sulla cosa che cerchi. Se non guardi indietro ai tuoi problemi, ma continui nella fede di essere e avere già quello che desideri. Supererai le mura della tua prigione e il tuo desiderio, qualunque esso sia, sarà realizzato. Il riconoscimento è il potere che materializza i desideri nella realtà. Ogni stato che riconosci, lo incarni. Ogni cosa che riconosci come vera per te, la esperisci. Riconosci la gioia, per quanto piccola, e sarai ricompensato a dovere, perché il mondo è uno specchio che ingrandisce ogni cosa che sei consapevole di essere. Io sono il Signore Dio, che ti ha portato fuori dalla terra d'Egitto, fuori dalla casa della schiavitù. Non avrai altri dei davanti a me. Che gloriosa rivelazione! Vieni.
Svegliati dal tuo sogno di essere imprigionato. Renditi conto che la terra è tua e la sua pienezza. Il mondo è tutto ciò che vi abita. Sei talmente bloccato nella credenza di essere uomo da aver dimenticato quanto glorioso tu sia. Adesso che sei tornato sulla retta strada, decreta che le cose invisibili appaiano, ed esse lo faranno. Tutte le cose sono obbligate a rispondere alla voce di Dio, alla tua consapevolezza di essere. Ricorda sempre che il mondo è al tuo comando. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità. Ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.